troviamo in Toscana e per la precisione ci troviamo nel Chianti. L'evento nel quale vogliamo coinvolgervi questa volta si chiama Classico È. Praticamente un percorso che attraversa tutte le bellezze di questo territorio d'Italia, davvero incantevole. Le peculiarità sono quelle di andare a scoprire caratteristiche gastronomiche, paesaggi, cultura, ma protagonista assoluto è il vino, il Chianti Classico. A voi il compito di seguirci. La prima persona che incontriamo per capire meglio di cosa si tratta quando parliamo di Classico È qui nel Chianti, quindi di questo percorso nuovo che propone proprio il territorio, è Silvia Fiorentini. Chi viene proprio a vivere Classico È? Cosa troverà? Classico È una manifestazione unica nel suo genere, organizzata naturalmente sotto la regia del Consorzio Vino Chianti Classico, ma i veri protagonisti di questo evento sono i produttori che saranno aperti, apriranno le loro cantine per 8 giorni, ci saranno 150 cantine aperte sul territorio, ma non solo, naturalmente chi non avrà tutto il tempo da dedicare per la visita delle cantine potrà degustare Chianti Classico in speciali punti di degustazione approntati sul territorio, nei principali comuni. Cito Radda in Chianti, Castellina, Gaiola in Chianti e poi anche sul Fiorentino, Greve, San Casciano, Val di Pesa, le degusta zone dove ci saranno appunto delle collettive dei produttori. Ma non si può parlare di Chianti Classico se non si parla dell'abbinamento con il cibo e quindi anche la manifestazione il Chianti Classico a tavola con i ristoranti del territorio che saranno aperti al pubblico e offriranno speciali menù con l'abbinamento del Chianti Classico a bicchiere. E infine, naturalmente per chi è più esigente, anche l'iniziativa a tavola con le stelle. Ci saranno aziende aperte dove sarà possibile programmare delle cene con gli chef stellati e naturalmente anche i mangiari di strada. Noi abbiamo invitato da tutte le regioni italiane dei importanti artigiani che presenteranno il loro cibo di strada in abbinamento con il Chianti Classico, a cominciare naturalmente da quelli toscani, ovvero la trippa e l'ampredotto. Per ultimo, ma non meno importante, ricordiamo la Chianti Classico Card, è una carta particolare che offrirà un invito ai visitatori della manifestazione Classico È ad acquistare prodotti sia in enoteca che in cantina, ad venire a degustare i nostri vini nei ristoranti del territorio e anche a fare dello shopping nei centri storici dei nostri comuni. Beh, allora a questo punto Silvia, io vado di corsa a ritirare la Chianti Card, ma non solo, ritiro anche un passaporto speciale che se sarà timbrato in ogni punto che andrete a visitare durante Classico È, vi permetterà di vincere tantissimi premi e anche tanto vino Chianti Classico. Via di corsa, andiamo! Credo di essere arrivato nel punto giusto per la ricerca di questo passaporto, ma scusi, mi spiega in cosa consiste questo passaporto? Appunto, questo è il passaporto di Classico È. All'interno si trovano tutte le aziende vinicole che aderiscono alla manifestazione. Durante il percorso vi potete fermare, loro apporranno un timbro, chi alla fine avrà ottenuto più timbri sarà vincitore di una magica sorpresa. Bene, allora a questo punto andiamo a caccia di timbri e ovviamente anche di sorprese. Qui ci troviamo al Castello di Ame, per la precisione a Gaiola in Chianti, ma soprattutto ci troviamo con il presidente Marco Pallanti, presidente del consorzio Vino Chianti Classico. Presidente, insomma, si inizia bene proprio qui da un castello molto bello. Sì, si inizia un percorso che durerà una decina di giorni. Un bellissimo evento che abbiamo intenzione di lanciare proprio quest'anno, che si svolgerà su tutto il territorio. Tutto il territorio, intendo dire, compreso tra Siena e Firenze, attraverso i castelli, le pievi, ma soprattutto attraverso i vigneti e la nostra cultura. Il turista che viene qui in questa zona, per la precisione in questa tappa, cosa trova di specifico? Beh, il turista può trovare dell'ottimo vino, ma questo è normale. Può trovare anche, come dicevo, una cucina, una buona cucina di tradizione. Può trovare anche il nuovo, perché può trovare opere di arte contemporanea. Quindi, diciamo, è un territorio che è bello e che viene coltivato nel bello dai suoi custodi. E proprio in virtù della cucina che potete assaporare in questa zona, noi adesso andremo a trovare, a spiare delle massaie che stanno preparando delle prelibatezze che potrete assaggiare anche voi.
pensate, 4 comuni, Greve, Castellina, Radda e Gaiole, si sfideranno presentando ognuno di loro una massaia che ovviamente in 2 semifinali andrà poi in finale. La giuria sarà composta proprio da voi, voi che verrete. Qui potrete assaggiare e giudicare. Liliana, qual è il segreto che porterà alla competizione? Porterò delle tagliatelle fatte in casa, proprio come si faceva una volta con il mattarello, si diceva. Dopo si farà il ragù, ci si mette cipolla, carote e sedano. Lo facciamo andare molto lento. Carne dove la prende? La carne si prende la chianina. Niente maiale, solo manzo. No, quando noi facciamo il ragù si fa così soltanto, con la carne di bovi. Dopo, quando abbiamo messo la salsa di pomodoro tutto a posto, un paio d'ore bisogna farlo bollire lento lento. L'olio, mettiamo un po' d'olio, che sarà sicuramente olio del Chianti DOP classico, no? Senz'altro, olio di oliva del Chianti classico DOP. Di secondo farò il pollo fritto, si fa una pastella con farina, un pochino di acqua gassata e poi un farino, pezzi di carne, e le butto dentro a questa pastella. Certo. E si frigge sempre con lo stesso olio che abbiamo fatto il ragù. Che friggerà benissimo. Ma mi dica, il pollo utilizza tutto il pollo, il petto, la coscia o solo alcune parti? No, per friggere è meglio il petto e la coscia, le altre parti sarebbe solo osso, non conviene friggere. Però si utilizza per altro, poi per fare qualcos'altro. Altre cose facciamo, poi facciamo in umido, alla cacciatora, ai pezzi che sono rimasti. Bene, allora guardi, se la ricetta è simpatica come lei, sicuramente risulterà ottima. Quindi voi il compito di venire ad assaggiare e anche giudicare. Ma Luciano Porciati, tu che sei un esperto norcino, cosa c'è di imperdibile da mangiare in questo percorso di Classico E? Ma sicuramente la finocchiona, perché è un salume fatto qui da sempre nella nostra zona, fatto con il finocchio selvatico, e poi la soppressata aromatizzata col prezzemolo, l'aglio, il limone, il buristo, che è un salume molto speciale perché è fatto con il sangue di maiale, e poi naturalmente il pecorino fresco e il pecorino stagionato. Beh, allora sai cosa ti dico? Tu hai messo i prodotti gastronomici, io adesso corro in enoteca. E dopo aver percorso un interessante camminamento medievale sono arrivato in enoteca qui con Riccardo. Spiegami queste due tappe, proprio in questo percorso per Classico E, dove c'è Radda nel bicchiere e l'Happy Hour in enoteca. Radda nel bicchiere si terrà il primo weekend di giugno a Radda in Chianti, lungo la via centrale del paese, con i produttori di Radda che faranno assaggiare il loro vino agli appassionati e visitatori che verranno a incontrarci. È un momento molto carino, simpatico, dove i produttori racconteranno il loro vino, racconteranno le loro storie e gli appassionati potranno assaggiare il Chianti Classico prodotto a Radda in Chianti. Poi durante tutta la settimana di Classico E in enoteca, verso sera, quindi dalle 6 alle 7 e mezzo, ci saranno gli happy hour in enoteca. Ma spiegami, quindi tutti i giovani che vorranno divertirsi verso sera potranno venire qui e bere anche con moderazione gratis? Certo. Certo, dalle 6 alle 7 ci saranno dei Chianti Classico in degustazione gratuitamente, con moderazione, disponibili nelle enoteche del territorio. Come avete sentito all'inizio, abbiamo parlato di cibi di strada. Ebbene, sicuramente ci sarà una competizione dalle varie regioni di tutta Italia, ma principe dei cibi di strada è sicuramente il panino con l'anpredotto. Lara, di cosa si tratta? Classico cibo di strada fiorentino, una rosetta bella, croccante, con il lampredotto. Il lampredotto è una trippa che si fa bollita, tanto nel brodo, con gli odori, bello, finché viene un bel brodo saporito, e poi si taglia a striscioline e si mette nel panino con sale, tanto sale, una bella spolverata di pepe, la salsa verde classica, salsa verde toscana, e piccante, un po' di piccantino ci vuole, e poi rigorosamente bagnato nel brodo. E allora, sai cosa facciamo a questo punto, Lara? Reggi il microfono. E te fai merenda.